Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di MeteoOne. L'immagine satellitare che vedete alle mie spalle oggi merita qualche spiegazione in più. L'eruzione polare che sta colpendo l'Europa in questi giorni è di proporzioni gigantesche. L'alta pressione salita fin sul polo sta convogliando aria gelida di origine siberiana sui paesi scandinavi e su tutta l'Europa centro-occidentale. Le nubi di forma ciotolare rappresentano proprio quest'area gelida di origine polare, che lunedì ha portato la neve anche su Parigi. Sul bordo orientale di questa vasta depressione invece scorre aria più mite e umida, che in questi giorni sta portando maltempo al centro-sud. Ricordiamo il tornado di domenica pomeriggio che ha colpito la frazione di Cesano nei pressi di Roma. Nei prossimi giorni si susseguiranno sprazzi di sereno a veloci e intense perturbazioni, un cospicuo calo termico su tutta la nostra penisola. Ma ora andiamo a vedere il tempo sulle nostre due regioni per martedì 8 novembre. Abbondanti precipitazioni legate al fronte caldo-umido in risalita dal Nord Africa interesseranno il territorio nella notte tra lunedì e martedì, in esaurimento già nelle prime ore del giorno. Molta nuvolosità al mattino, ma con poca probabilità di precipitazioni. Un'intensa perturbazione invece legata questa volta a fronte freddo interesserà nuovamente il nostro territorio a partire dalle ore pomeridiane e serali, proseguendo per tutta la notte successiva. Prime nevicate nelle zone montuose della Basilicata dai 1400-1700 metri di quota, temperature in leggero calo al mattino, entro sera brusco calo, venti deboli e variabili al mattino in rinforzo dai quadranti settentrionali entro sera. Mari da poco mossi a molto mossi, la sera il canale d'Otranto. Oggi per la consueta rubrica La foto del giorno vogliamo mostrarvi un breve filmato del tornado che ha colpito Osteria Nuova, una frazione di Roma Nord, nel pomeriggio di domenica. La potenza è stata valutata dalla nostra redazione come F2 in una scala che va da 1 a 5, questo in attesa di più dettagliate e nuove informazioni. Venti oltre 200 km/h in moto vorticoso hanno causato numerosi danni ad abitazioni, auto e sradicato alberi. Purtroppo si contano anche due morti a causa della caduta di alcuni piani di un palazzo. Se volete inviarci la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure le email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione. E arrivederci al prossimo appuntamento.